splendido, splendente. Tu pensi che sia una dedica a te questa canzone? Ma non lo è una dedica no, a me? Cioè, è una dedica, ma non è una dedica a te. È una no. dedica all'ospite che stiamo per introdurre, perché lui è Cominciamo splendido, bene. Splendente. Buongiorno, Peppe Piromalli dalla Calabria, da Reggio Calabria. Buongiorno. Ciao, amici. Ma fai bene a dire amici, perché questa presentazione te l'ha fatto solo lei, però non l'ho fatta io. Ho detto amica, ciao amica. Allora, amico mio, un uomo dedicato al grande teatro, cioè ci hai veramente abituato a delle stagioni illustri, hai un teatro meraviglioso che è il Cilea di Reggio Calabria, che per chi non avesse ancora avuto modo di conoscerlo dovete andarci, perché è un signor teatro all'italiano. Beh, un capolavoro. Come un capolavoro che vorremmo diventasse anche la tua inquadratura, se ti potessi spostare leggermente alla tua destra. Ecco, esatto. Hai fatto il cambio di peso, è perfetto. Ora sei troppo sulla destra, leggermente sulla sinistra. Bravo, fermati così. Perfetto. Mamma mia. Oh. Lo so. Peppe. Senti una cosa, Peppe, ma che ti offendi se lo chiamo Peppe? No, non mi offendo, okay. Si chiama Peppe. Ok, no, perché lei si offende se io sono troppo amichevole con gli ospiti che invitiamo. Che tempo fa a Reggio Calabria? Siamo un poco professionale, però no, dai. Mamma mia. Che tempo fa a Reggio Calabria? 26 gradi. Sole, io wow. Sono tornato adesso, ero andato a correre e sono tornato adesso. Che meraviglia, che meraviglia. Allora, vogliamo raccontare ai nostri amici, noi abbiamo insomma da anni ci conosciamo con Peppe, siamo andati e riandati con tanti successi dei nostri spettacoli. L'ultimo successo. No, basta con questo tormentone. Dobbiamo, di mamma mia, no, bella, dobbiamo, non ce la faccio più. Dobbiamo raccontare. Allora, noi abbiamo uno spettacolo con il quale stiamo girando, che è sulla gravidanza. Molto divertente, diciamo, divertito, un po' fuori dalle righe, diciamo, che è un po' grottesco, no? Allora, ma voi ancora siete convinti che quello spettacolo non è andato? No, allora ti spiego, tanto tu, Peppe, essendo anche un attore, lo sai perfettamente che l'attore memorizza dei suoni del pubblico, no? Delle reazioni del pubblico. L'applauso c'è in quel momento. E le sente sempre in quella maniera. Noi poi, girando l'Italia, è successo che più o meno abbiamo quel tipo di reazione. Venendo giù a Reggio, con per esempio lo spettacolo, il precedente, Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, dove c'era la ola. Posso interromperti? Sì. Ed essere sincero. Sì. Come sono sempre stato con voi, perché siete veramente dei... Allora, il primo spettacolo che avete portato ha riscosso un successo veramente grandioso. Ok. Mamma mia bella, è stata una commedia che è stata gradita dal mio pubblico. Bene. È ovvio che il suono, quello che avete in testa voi, non poteva essere lo stesso, era un'altra cosa. Bene. Però ti dico che la nostra sensazione, siamo d'accordo, ci siamo sentiti assolutamente coccolati sia dal pubblico che da te e poi dalla... Non è vero, sono andata in analisi dopo. Non è vero. Ma la cosa bella è stata che proprio, per esempio a Valentina, con l'emozione di fare lo spettacolo in un posto così magnifico come il Cilea di Reggio Calabria, la prima scena gli è caduto il telefono. No, ci fu. C'era un po' di ansia da prestazione, perché poi si sa che quando un artista va in una stagione teatrale prestigiosa come la vostra, ha successo, ci torna l'anno dopo, il successo è replicato, ti viene un po' di ansia da prestazione, no? Perché devi mantenere l'asticella alta. E durante la scena, durante una delle prime scene, mi è volato un oggetto di scena nel Golfo Mistico. Nel Golfo Mistico, che se fosse un teatro normale, piccolo, magari può essere una cosa raggiungibile anche a piedi. Abbiamo dovuto prendere l'elicottero per andare là sotto. Per chi non conosce, per i pochi che non conoscono come è fatto un teatro all'italiana, sono quei teatri meravigliosi, fatti tutti di legno, o comunque che hanno la buca dell'orchestra davanti, che si chiama anche in gergo tecnico Golfo Mistico. Mi volò una cornetta del telefono fosforescente, quindi visibilissima. fece ton 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 plaf. No, ma comunque questa cosa ora basta. Ora avete fatto l'analisi giusta, quindi... Bravo, senti, ascoltami, Peppe, la prospettiva della cultura a Reggio Calabria. Tu hai sempre un atteggiamento, e che ci piace tantissimo, c'hai il sarcasmo pronto,
sull'attenti per gestire quello che ti stiamo chiedendo. Vuoi che racconto come sei arrivato tu a Reggio Calabria o evitiamo? Evitiamo. Evitiamo. Bravo, 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 bravo. Hai capito? Colpo basso, colpo basso. No, dici un pochino qual è la situazione attuale. Allora, situazione attuale è come d'altronde in quasi tutta Italia per quanto ci riguarda, è bloccata, però sembra che qualche cosa in prospettiva estiva si possa intavolare, si possa pensare se non altro. E come voi sapete, io sono discretamente pronto ad affrontare quest'estate, cosa che non ho mai fatto, perché d'estate, diciamo che il teatro io lo vivo nel teatro, dove è il luogo consacrato. Lavorare d'estate sui palchi con la gente che si distrae, che fa altre cose, per me diciamo che è un'altra cosa. Però, visto i 16 mesi che siamo bloccati e fermi a casa, ho detto io facciamo un tentativo, e abbiamo presentato, devo dire, un bel progetto che racchiude cinema e teatro. Bello. Si chiamerà Cantieri Culturali. Bello. E avremo, se tutto va bene, se ce lo permetterà la pandemia, se tutte le cose andranno come devono andare, dal 12 di luglio al 25 di luglio avremo questa kermesse che racchiude cinema e teatro, e che si svolgerà in uno dei posti più belli della città di Reggio Calabria. Aspetta, che è l'arena. Posso dire, è l'arena del mare? Mi stai parlando dell'arena del mare, esattissimo. Mamma mia, meraviglioso. Mamma mia, ce l'hai fatta conoscere tu nelle occasioni che abbiamo avuto di condividere anche una passeggiata nel lungomare, uno dei lungomari più lunghi, no? Giusto, tra l'altro. Sì. Più bel chilometro d'Italia, diceva D'Annunzio. È una cosa strepitosa, sì, con degli alberi secolari. Ma nulla da invidiare a Miami, con questi alberi secolari meravigliosi. C'è un museo a cielo aperto, appunto, di... Ma diciamo che ora si sta lavorando su altre cose, il waterfront. C'è una città in fermento che cerca di mettersi in equilibrio con tutte le mancanze che ha. È una perla sempre in fermento. Lo so, però diciamo che è poco sfruttato. Noi dovremmo vivere di questo, ma lo diciamo sempre e poi non siamo in grado di fare. Però questa è la parte negativa, lasciamo restare le parti negative. Già sono 16 mesi che viviamo in una negatività. Bravo. Quindi... E per quello ti volevo fare una domanda specifica. Tu che sei una forza della natura, l'hai dimostrato nel tuo lavoro e in ciò che hai realizzato nelle varie stagioni lì al Cilea, eri arrivato prima della pandemia addirittura a raddoppiare le programmazioni ed aprire un piccolo teatro off, sempre per modo di dire, perché erano 200 e passi posti, no? 200 posti, sì. 200 sì. Posti. Troverai, devi essere sincero, troverai la forza per raddoppiare, magari prima cominciare con uno e poi raddoppiare, o sarai più parco nella destinazione dell'energia? No, il problema, Federico, te lo dico in due parole, il problema è la distribuzione dei posti che ci sarà in futuro, perché tu capisci bene che in un teatro off come quello del Metropolitano di Reggio Calabria, che è di 200 posti, con la, se dobbiamo mantenere le distanze, esatto, si ridurrebbe a 100. Ma a 100 scarsi. E io lo faccio perché ho voglia di fare qualcosa, perché non ce la faccio più a stare fermo. Tu pensa che io già, programmando questo progetto estivo, ho già inviato le date per l'invernale, quindi per bloccarmi il teatro per l'inverno prossimo, se sarà splendido come io mi auguro e come tutti ci auguriamo. E quindi c'è tanta voglia, tanto fermento. Non lo so se la gente ha più paura di ritornare a teatro o ha più voglia di ritornare a teatro. Questo Valentina ancora... c'ha un'idea ben chiara di questo. Allora, io anche personalmente, e lo dico, allora noi anche ci occupiamo di spettacolo dal vivo, secondo me non siamo pronti adesso, in questo mese, a tornare al chiuso. Ci vorrebbe un'estate che ci abitua di nuovo a stare vicini con la giusta distanza, per poi lentamente, con tutte le dovute cautele, rientrare in un inverno al chiuso, perché adesso rimetterci al chiuso così, è vero che il primo colpo di tosse ti fa girare le palle e dici perché è vero, perché sono, è vero. E io sto ragionando esattamente come te, Valentina, cioè io sto cercando di programmare un'estate discreta, diciamo, di lenta ripresa, per poi abituarmi al,
al luogo deputato per fare il teatro che al chiuso, insomma, con Bene. tutte le cautele, ma sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. Certo, Perché certo. voi che siete del mestiere, anche se avete scelto di fare i DJ adesso, ma io vi ricordavo come degli attori splendidi, però spero, insomma, che rimanga quello strascico attoriale. Noi C'è sì, sempre. noi c'è, ci sarà sempre la nostra passione del teatro, ma ti devo dire che questa avventura radiofonica Ma lo si so sta perché la faccio rapendo anch'io, Esatto, lo stavo cuore. dicendo, tu parli, ci vuoi anche La prendere un radio è pochino in figa, giro quando la ragazzi. fai pure tu. Ce l'avevano detto Sì. tutti, guardate che la radio è una droga, cioè nel senso nel momento in cui uno E ha a vi dico un'altra, io in disposizione. quella radio dove siete stati ospiti voi parecchie volte, mi Sì. hanno offerto di fare una trasmissione notturna, voi sapete che io soffro di insonnia, dormo 2 ore a notte, e quindi il direttore della radio mi ha offerto una trasmissione notturna che va dalle 23 all'una di notte, Vagon Ma Leeds. che meraviglia! Quindi insomma, terrai compagnia ai telespettatori la E vi notte. chiamerò durante la notte, vi chiamerò Faremo, fa, naturalmente. fa, Ma con molto assolutamente, con piacere molto noi non piacere. ti risponderemo e quindi con questi auspici No, nell'auspicio migliore di poterci rincontrare al più presto, di mangiarci insieme quei meravigliosi panini col pesce spada. Io me li Allora, ricordo, intanto caro ditemi amico. quando scendete. Arriverà, te lo diciamo in privato perché sennò si spaventa il direttore perché vorrebbe dire che fermiamo il programma e quindi invece no, noi le manderemo dei nostri sostituti fisicamente identici e Sì, probabilmente sì, sì. anche con la stessa grinta, energia e Allora, capacità è una di non stagione saper fare le cose. straordinaria che ci spinge ad essere straordinari e tu ci hai abituato ad essere Oh, e straordinari vi volevo dire sempre. un'altra cosa, e tenete pronto qualche cosa di nuovo per quest'inverno, ragazzi. Beh, abbiamo il seguito di Mamma mia Abbiamo il bella. seguito di Mamma mia Bella che quello sì Allora, tanto è aspetta, allora. piaciuto al pubblico di Reggio Calabria. Tenete pronto qualcosa No, noi ce perché poi l'abbiamo. ci sentiremo Ci per stiamo questo. preparando e siamo molto felici. Evviva sempre il teatro, vero Peppe? Il teatro è Sempre. Evviva il Sempre. teatro, evviva Reggio Calabria, evviva Peppe Piromalli, ospite da Evviva Iperrolo. voi e vi voglio bene, siete veramente speciali. Ciao Peppe, Un buon bacio. pranzo! Ciao, grazie altrettanto. Ciao. Ciao. Peppe Piromalli, ospite, abbiamo parlato di riaperture, sono le 12:44 e 16 secondi e questo lo direbbe il mio mentore, il maestro Claudio Michalizio, che ringrazio per tutto ciò che mi ha insegnato per quanto riguarda la radio. Mi dispiace avere invece tutti i giorni vicino l'altra compagine di Radio Roma, ma sono comunque Con la contento. compagine di Radio Roma, insomma, che è qui sul luogo, mi trovo veramente bene. Lo so, e quindi il programma lo farai con lui. Adesso, next.